Ciao bimbi! Oggi voglio creare con voi le saponette squishy. Utilizzerò questo kit della Clementoni, secondo me è veramente molto carino, poiché al suo interno troviamo già tutti gli ingredienti, comunque tutti i materiali necessari per realizzare appunto le nostre saponette. Siete curiosi? Prima di incominciare però vi ricordo, se vi va, di lasciarmi un like di supporto e di iscrivervi al canale. E vi ricordo anche che come sempre mi trovate su Instagram come Educatrice on the road. Incominciamo subito! Come prima cosa vediamo subito che cosa troviamo all'interno del kit. Aprendolo troviamo subito il libretto di istruzioni, dove ci spiega appunto passo passo come realizzare le nostre saponette. Dopodiché troviamo del sapone. Un bicchierino dosatore, un cucchiaio, confezioni di farina di riso. Dei coloranti. Contenitore di plastica. Qua il primo passaggio per creare le nostre saponette squishy. Dobbiamo versare tutta la busta di farina di riso all'interno del contenitore di plastica e aggiungere 2 bicchierini di sapone liquido, che equivalgono circa a 60 ml. A mescolare con la spatolina rosa per circa 1 minuto fino a che il composto non incomincerà a sbriciolarsi. Dopodiché possiamo impastare con le mani. Impastato e nel mio caso ho aggiunto anche qualche goccia di sapone poiché l'impasto era ancora eccessivamente secco. Finalmente, eccolo qua. Questo è l'impasto che abbiamo ottenuto per le nostre saponette squishy. Come vedete, non è assolutamente appiccicoso, ma non è neanche secco, è comunque lavorabile. A questo punto lo divido in 3 parti diverse e posso aggiungere i miei coloranti, quindi creare delle saponette colorate.
Ecco qua, questi sono i tre colori che abbiamo ottenuto dopo aver lavorato un po'. Il giallo, il blu e il rosa. A questo punto andrò a creare una forma a mio piacimento e dopo vi spiego come cuocere la nostra saponetta squishy. Eccole qua, le nostre saponette squishy sono pronte per essere cotte. Possono essere cotte o in vaporiera o semplicemente nel cestello della cottura appunto a vapore per 10 minuti. Quindi una volta che l'acqua bolle possiamo inserire le nostre saponette squishy all'interno del cestello per la cottura a vapore e lasciare appunto in cottura per 10 minuti. Vediamo subito come si fa. Eccoci qua, bimbi, le nostre saponette sono pronte. Ve ne faccio vedere una all'opera. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, non si sgretolano assolutamente più. Proviamo a passarla sotto l'acqua.